Buongiorno e ben ritrovati a voi tutti dal vostro Nicola De Lucia. In questa nuova giornata, siamo a martedì 5 novembre 2019, parliamo oggi di calcio in rosa, femminile, campionato di Serie C, girone D, giunto alla sua quinta giornata di andata, che ha visto il suo svolgimento tutta nella giornata di domenica 3 novembre. Nell'anticipo del lancio match, il Ludos Palermo, credo, sia Ludos Palermo, 4-2 in casa contro il Chieti, alle 14:30 calcio Pomigliano Women Pescara 5-0, Free Girls Apulia Trani 1-1, Real Bellante Catanzaro 1-0, Roma decimo quarto Dream Team 1-1, Salento Women Soccer Aprilia Racing Club 2-0, Sicula Leonzio Women Sant'Egidio 0-1. La classifica vede in testa il calcio Pomigliano Women e Sant'Egidio a quota 11, Sicula Leonzio Women Aprilia Racing Club a 10, Chieti a 9, Ludos Palermo a 8, Pescara a 8, Salento Women Soccer a 6 col Catanzaro anche a 6, Dream Team a 5, Free Girls e Apulia Trani a 4, zona retrocessione, Real Bellante 3 punti, Roma 14º, 1 punto. Vediamo se la sesta giornata si... Vediamo. Sì, si giocherà già la prossima domenica 10 novembre alle ore 14:30 con queste partite. Aprilia Racing Club, Calcio Pomigliano Women, Apulia Trani, Ludos Palermo, Catanzaro Free Girls, Chieti, Sicula Leonzio Women, Dream Team Salento Women, Pescara Real Bellante, Sant'Egidio Roma 14º. Quindi la Puglia Trani, che è in zona praticamente terz'ultima, abbiamo detto se la vedrà contro il Ludos Palermo, che praticamente è al sesto posto con 8 punti, frutto di 2 vinte, 2 pari e una sconfitta. Le nostre tranesi invece hanno totalizzato con i 4 punti, una vinta, un pari e 3 persi. Quindi che dire? Speriamo che le nostre ragazze possano ottenere un buon risultato, una bella vittoria in maniera tale da andare a quota 7, che chissà, magari con qualche risultato avverso diciamo, di chi susegue la Puglia, potremo anche superare qualche squadra e piazzarci ovviamente provvisoriamente, magari verso la metà della classifica. Comunque l'importante, come è stato anche l'anno scorso, raggiungere quanto prima la salvezza. Bene, grazie a voi tutti per l'ascolto e alla prossima. Buona giornata.